Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Allora, io vi presento il corso in chimica e tecnologie farmaceutiche, che è un altro corso della LM13, laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale, che è un corso di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni a normativa europea. Cercherò di evidenziare un po' le differenze che ci sono rispetto al corso di laurea in farmacia. Come è già stato detto, nell'anno accademico 2020-2021 abbiamo 120 posti che sono basati sulla cronologia di iscrizione. Quindi prenderemo i primi 120. Quindi, come dicevo, l'ammissione è basata sulla cronologia di iscrizione. Poi dovrete, come ha detto la professoressa Balzini, fare un talk per valutare le vostre competenze. Allora, qual è la figura professionale della laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche? Fondamentalmente esperto in ricerca, sviluppo e produzione del farmaco. E come vedete lì, col termine farmaco, indichiamo farmaci, vaccini e prodotti biofarmaceutici e anche altre cose legate ai prodotti per la salute. Ovviamente non è solo l'esperto in ricerca, sviluppo e produzione, ma anche esperto in controllo qualità, stabilità e valutazione tossicologica del farmaco, cioè tutto l'insieme di parametri che servono a portare il farmaco dalla scoperta fino al banco della farmacia. Quindi tutta la parte relativa alla valutazione tossicologica, farmacologica del farmaco e anche tutte le problematiche legate ai metodi di somministrazione. Il laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche, diciamo che il corso di laurea ha una valenza di tipo chimico e di tipo bio, è una via di mezzo fra un corso, diciamo, finalizzato ad aspetti chimici e un corso finalizzato ad aspetti biologici. Tant'è vero che il grosso dei nostri insegnamenti appartengono a insegnamenti di tipo, proprio sono di due tipi, tipo chim e di tipo bio. Il laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche può applicare, diciamo così, a due tipi di abilitazioni professionali. Quindi può, una volta laureato, iscriversi, diciamo, all'albo professionale sia dei farmacisti che dei chimici. E questa è una possibilità che non vi sono molti corsi di laurea che la permettono. Oggi, in questa nostra situazione in cui siamo qui a parlarci attraverso un computer, dire esperto nella ricerca, sviluppo e produzione del farmaco riporta a qualcosa di molto attuale, che è la situazione Covid-19 o SARS-2 in cui siamo dentro. Allora vi faccio vedere la prossima slide, quattro molecole, prodotti chimici, per i quali è partito nel marzo 2020 un grande studio clinico per il trattamento del coronavirus. Sono i quattro farmaci, le quattro molecole attualmente più attive per la cura del coronavirus, che sono l'idroclorochina, il Remdesivir. L'idroclorochina è una molecola usata come antimalarico. Remdesivir, che era un farmaco che era in studio per il virus Ebola, e lopinavir e ritonavir, che sono due farmaci che sono inibitori della proteasi dell'HIV, quindi anche questi sono farmaci antivirali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se vogliamo risolvere questa problematica che ci tiene inchiodati davanti a un computer invece che in un'aula a guardarci in faccia, sicuramente sono fondamentali moltissime competenze, ma sono indispensabili le competenze di chi ha sviluppato e ha portato sul mercato queste molecole, che sono prodotti chimici. Quindi, come io dico molto spesso, il corso laureato si chiama Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, il che significa che se uno si vuole iscrivere a questo corso di laurea, è necessario che abbia un minimo di predisposizione anche per le materie chimiche. Torniamo alla situazione del corso di laurea. Ci sono una serie di insegnamenti, del primo e secondo anno. Vedete, abbiamo parte matematica e fisica, che sono, diciamo, di tipo propedeutico, sono due corsi da 6 CFU l'uno, quindi in tutto 96 ore di lezione, e poi iniziamo con una serie di insegnamenti di tipo biologico, per un totale di 280 ore di lezione più 30 ore di laboratorio a posto singolo, e insegnamenti di base di tipo chimico, che sono 384 ore di lezione, e nel primo e secondo anno
non hanno laboratorio. E sono questi i corsi di base, cioè le fondamenta su cui si costruisce il resto. Sono necessarie competenze chiaramente delle quattro aree in cui è suddivisa la chimica, ma sicuramente sono necessarie competenze in anatomia, fisiologia, patologia e microbiologia. Con un po' di biologia vegetale e farmacognosia è un termine un po' che può sembrare non molto noto, ma è fondamentalmente le applicazioni farmacologiche delle piante, che è sicuramente una disciplina molto attuale di questi tempi. Nel secondo, terzo e quarto anno ci sono invece la parte più caratterizzante. Vi sono due corsi di biochimica, uno dei quali presenta anche 40 ore di laboratorio a posto singolo, e un corso di biologia molecolare, e poi la farmacologia che è abbastanza grossa, diciamo che è la materia di tipo bio più impegnativa. Sono 168 ore che presentano nuovamente 40 ore di laboratorio. Si chiama saggio e dosaggio farmacologici, per un totale di 320 ore, di cui 80 ore di laboratorio a posto singolo. E per quanto riguarda invece la parte chimica, abbiamo la chimica farmaceutica e tossicologica, ci sono una serie di insegnamenti frontali, dei corsi di chimica farmaceutica e tossicologica 1 e 2, che sono corsi annuali, e dei laboratori di analisi dei farmaci, sono tre laboratori di analisi dei farmaci, per un totale di 352 ore e 160 ore di laboratorio, quindi un grosso impatto dell'attività pratica. Tecnologia, socioeconomia, legislazione farmaceutica sarebbe la tecnica farmaceutica, quindi dove si impara fondamentalmente le vie di somministrazione, le forme farmaceutiche, come in pratica si riesce a somministrare un farmaco, che anche questa presenta un'attività di laboratorio. E poi c'è un corso di chimica degli alimenti e di nutraceutica. C'è anche qui 536 ore di ambito chimico suddivise in questi tre anni con 200 ore di laboratorio. Abbiamo un corso poi di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per un CFU che viene riconosciuto all'interno del vostro curriculum, l'inglese e 10 CFU dei corsi libera scelta dello studente, che normalmente sono corsi che lo studente sceglie tra l'insieme dei corsi dell'Università di Siena, e di ambito normalmente scientifico-biomedico. Come ha già detto la professoressa Trabalsini, al quinto anno abbiamo il tirocinio professionale, che viene fatto esattamente come quello di farmacia, non c'è differenza da questo punto di vista. E poi un'attività di internato di tesi che prevede 600, circa 650 ore, diciamo circa 6 mesi di attività sperimentale di ricerca individuale presso i laboratori universitari, aziende e centri di ricerca privati in Italia o all'estero. Qui apro una piccola parentesi, questa è la realtà che abbiamo presentato fino al 9 di marzo di quest'anno. Ad oggi molta di questa attività sperimentale è bloccata a causa delle problematiche legate al Covid, alla pandemia, e che non speriamo vivamente da settembre potrà ricominciare. Sicuramente ci organizzeremo per permettere l'attività del laboratorio a posto singolo da settembre-ottobre in poi, però questo potrebbe darsi che sempre una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo ora possa portare un po' di limitazioni. Del post-laurea al post-laurea è quello classico del nostro dipartimento, dottorato di ricerca in scienze chimiche e farmaceutiche, dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare. Come dico tutti gli anni, vi ricordo che in tutti i paesi del mondo, a parte in questo tragico paese che è l'Italia, per essere dottori bisogna aver fatto un dottorato di ricerca. Noi in Italia diamo il titolo di dottore onorario triennale, con tutto il rispetto per uno studente che ha fatto 3 anni di corso. Quindi vi immaginate voi il concetto che abbiamo del dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca non è assolutamente una cosa per andare ad entrare nell'accademia, ma è una formazione solida che serve a chi deve avere un ruolo dirigenziale, sia in ambito industriale che in ambito, diciamo, delle attività governative legate ai farmaci, a tutto quello che ruota intorno alla farmacia. Vi sono dei master in drug design and synthesis, master in technology.
tecnologie farmaceutiche industriali, scelta tecnologie cosmetiche, c'è anche una scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera a cui i laureati in CTS possono iscriversi. Per concludere, qualcosa sulla come si fa a valutare la qualità di un corso di laurea. La qualità di un corso di laurea si valuta basandosi sul prodotto, la qualità di un processo si valuta sulla qualità del prodotto. E il prodotto che noi andiamo a produrre sono i laureati. Allora, nell'anno accademico 18-19 abbiamo laureato circa 70 studenti e di questi il 46% era in corso, il 29% era fuori corso, il 25% era il secondo anno fuori corso. Il risultato non è entusiasmante. Perché il risultato ideale sarebbe riuscire a laureare in corso il 100% degli studenti, cosa che è abbastanza difficile, anche perché cozza con la libertà dello studente di non studiare. Detto questo, il fatto che la somma di questi due numeri faccia più del 70% ci dice che il corso di laurea è organizzato abbastanza bene, possiamo essere relativamente soddisfatti, perché se riusciamo a portare in, diciamo, circa 6 anni, più del 70% dei nostri studenti alla laurea, e questo è anche in un, diciamo, contesto nazionale un buon risultato. Noi siamo fermamente convinti che anche la qualità dei nostri studenti sia elevata, e questo ce lo dicono le statistiche Alma Laurea, sempre con tutto il valore che possono avere le statistiche. Qui vedete delle statistiche accorpate che si riferiscono all'ALM13, quindi si riferiscono sia alla laurea in farmacia che alla laurea in farmacia industriale, ma in realtà da un punto di vista occupazionale non c'è una grossissima differenza fra questi due corsi di laurea. Vedete che i laureati che lavorano sono sopra il 60% e la percentuale aumenta, supera l'80% per i laureati che sono laureati nel 2013, quindi a 5 anni dalla laurea, quando è stata fatta la rilevazione. Se si va a vedere oltre a quelli che lavorano, quelli che sono impegnati in corsi post laurea, vedete che non c'è un grossissimo incremento se confrontate l'altezza di questo picco con l'altezza di questo. Questi sono i dati di Siena rispetto ai dati nazionali, quindi siamo in perfetta media con i dati nazionali, in alcuni casi leggermente meglio. Questo è, diciamo, scorporato il confronto tra Siena in scuro e dati nazionali, è scorporato nel grafico che vedete dopo. Nel prossimo grafico vi faccio vedere anche qualcosa sulla retribuzione. La retribuzione è quella di un laureato nel disgraziato paese che è l'Italia, quindi siamo intorno a 1.500 euro mensili, scusate. Indubbiamente il laureato è abbastanza soddisfatto. Vedete qui i laureati sono tutti, più dell'80% dei nostri laureati è soddisfatto per il lavoro svolto, ed è anche, qui non c'è il dato, ma è molto soddisfatto della qualità dell'insegnamento che ha ricevuto. E alla domanda si riscriverebbe lo stesso corso di laurea, quasi il 90% risponde di sì. E ha una percentuale sempre molto elevata, che qui non vi presento, ma che potete trovare su Alma Laurea, dice che si riscriverebbe all'Ateneo dove si è laureato, quindi l'Ateneo, nel nostro caso dell'Ateneo di Siena. Niente, quindi anch'io termino e rilascio la parola alla professoressa Pozzi, invitandovi a valutare questi corsi di laurea come per un serio impegno a contribuire allo sviluppo di un farmaco, che è la cosa fondamentale per curare una malattia. È l'arma fondamentale per curare una malattia. Quindi, nella lotta contro il Covid, se non abbiamo dei fucili, cioè non abbiamo delle armi con cui colpire questo Covid, possiamo avere i più bravi medici di questo mondo, ma questi medici non riusciranno a curare la malattia. Il fatto che adesso, vedete, diminuiscono le morti, quando leggete, siamo bombardati da questi TG che ci parlano di tutte queste cose, perché stanno diminuendo le morti? Perché i medici, che sono molto bravi a fare strategia, hanno trovato quali erano le armi migliori per combatterlo e stanno iniziando a combatterlo più efficacemente che un mese o 2 mesi fa. E questo grazie alla disponibilità dei farmaci che siamo noi che gli mettiamo a disposizione.